Hai mai pensato di risparmiare nell'acquisto dei tuoi giochi preferiti? Clicca il link che trovi sotto ai nostri video e scopri anche tu la convenienza di Enebo.com. Enebo.com è il marketplace europeo fatto su misura per te. Tutti i grandi titoli AAA del momento, le novità e tutte le collezioni DLC dei tuoi strategici preferiti. Enebo.com è completamente in italiano e dispone di un servizio H24 7 su 7 per garantirti sempre il supporto di cui hai bisogno. Acquistare è facile, basta selezionare il gioco che desideri e scegliere in fase di checkout il metodo di pagamento. Lo puoi fare sia con PayPal per una maggiore tutela che con carta di credito. Enebo.com è il marketplace ideale per il cicciullo smart che vuole restare al passo con le novità e che tiene al proprio borsello. Acquista dai nostri link che trovi sotto ai video per risparmiare ed aiutarci a crescere. Enebo.com. Perché pagare di più? Piccioli belligeranti, buongiorno e bentornati nel nuovo appuntamento, il settimo con Shogun su Victoria 3. Ah, guardate quanto sono uniti i nostri Stati Uniti, Shogun, ma c'è ancora una macchietta di indiani che non se ne vogliono andare. Se ne andranno a breve, 20 giorni o qualcosa, se ne andranno. Ora, dopo la nostra ultima guerra contro i due tizi verdi, quello un po' più chiaro, quello un po' più scuro, abbiamo preso un po' di debiti e questi debiti ovviamente non li pagherò io ma il popolo, quindi possiamo procedere da questo punto qui. Ah, ci è arrivato anche l'evento, giustamente oserei dire, che tutti i stati che abbiamo preso dal Messico sono diventati homeland per i nostri Yankee, quindi ora possiamo integrarli più velocemente tipo nello stato americano. Quindi ora possono cominciare subito a pagare le tasse. Cosa buona e giusta, oserei dire. E a darci molto, le loro miniere d'oro. Molto bene. Allora, qui avevamo scoperto che questi qui hanno dell'oro. E noi stiamo cercando anche di prendere i diritti umani, così possiamo mettere la nostra prossima legge per l'educazione. I socialisti avranno più potere. Non mi dispiacciono i trade union. Danno bonus abbastanza enormi se sono leali. Cioè danno tipo... letteralmente danno output e una quantità maggiore di lavoratori. Certo. Chi è contro il multiculturalismo? Ovviamente la borghesia, ci mancherebbe altro. E il clero, però se vediamo il clero, ah ok, come non detto, è nel Partito Democratico, mannaggia il clero, ma si era sciolto, poi si è riformato, che strane persone. Tecnicamente potremmo riprenderli nel governo, fregarli e rimettere di nuovo il multiculturalismo. Molto bene, mi dispiace per il clero, ma ma poi perché vogliono... cioè, perché volete l'agrarianismo? Beh, lavorate in fabbrica, non c'entrate niente con le fattorie. Ah, c'è stata una votazione. Hanno guadagnato più voti i nostri amici compagni qui. Antischiavista, populista, egalitario. È proletario. Strano. Non l'avrei mai detto. No, è morto Isaac Hull. Ma dove è morto? In una spedizione in Africa? Cavolo, erano qui versi di elefanti. Mettiamo ancora un po' più delle tasse. Ci sta, ci sta. Dai che abbiamo 3 milioni di debiti. A parte che i nostri interessi non sono alti, sono 2.000 circa. Sì, 2.500. Stiamo pagando... sì, vabbè. Le railway, come sempre. Oh! Qui non abbiamo abbastanza persone per lavorare... no, in realtà ce l'abbiamo, allora perché? Ah, non sono abbastanza istruiti i bastardi. Vabbè, col tempo diventeranno più intelligenti. Poi ci mancavano un sacco di tools.
Infatti siamo in negativo abbastanza, cioè un negativo abbastanza enorme. Però abbiamo abbastanza abitanti per migliorarle a New York. Poi ci mancava un sacco di carbone e anche di esplosivi. Allora, prima facciamo il carbone, che abbiamo le infrastrutture. Aumentiamo a 20 il miniero di carbone. Ci manca anche ferro, quindi aumentiamo anche questo a 20. Poi ci serve più acciaio, che abbiamo la nuova invenzione che ci darà più acciaio. Serve più acciaio. Cioè, anche se la fabbrica perde, l'importante è che non perdo soldi io. Beh, Cioè, sì. costruiamo l'America con i soldi dei capitalisti, non con i miei. Che devo aumentare questi capitalisti soldi. Ora, in questo momento, maledetti capitalisti. No, non c'è abbastanza qualificazione per avere capitalisti. Mettiamo un'università in California. Così prima o poi cominceranno anche a inventare l'Apple. Non ora, ma nel futuro. Ah, ok, non abbiamo più movimenti strani, tipo, molto bene. Speriamo di far passare il multiculturalismo. No, mannaggia ai Dixie, non ce lo permettono. Vabbè, prima o poi ci riusciremo. Questi nativi qui mancano poco e se ne vanno via. Allora, ragazzi, un'altra cosa che possiamo fare, visto che non siamo più dei schiavisti, è ritornare in Africa, mettendo degli interessi. Ora, noi in Perù, in Bolivia, non ce ne frega niente, ma possiamo cominciare a colonizzare l'Africa, a liberarla dal potere delle potenze occidentali. Anche se noi siamo una potenza occidentale, però siamo migliori di loro. Yes! Ah, in questo momento qui c'è una guerra. La Francia mi manda un'alleanza. Giustamente oserei dire. Benvenuti. Almeno così abbiamo anche un alleato per la spartizione dell'Africa. Sì. Cominciamo subito a mettere le nostre nuove colonie. Se vedete, ragazzi, qui per l'Africa ci servono tantissimi giorni. Questo perché, tipo, per colonizzare l'Africa abbastanza in fretta ti serve la tecnologia della malaria. Cioè, quando ricercate questa tecnologia qui, tecnicamente dovreste colonizzarla molto in fretta l'Africa, non solo l'Africa, ma in quelle zone lì dove c'è un problema anche col clima. Ora, in questo momento noi qui non abbiamo la malaria in Nord America, però, ok, i nativi sono rimasti solo con una provincia, in questa provincia qui con dei bellissimi alberi. L'Inghilterra ha vinto, strano. Più coscritti, sì. Più americani. Allora, ci servono altri ci sono altri centri governativi perché la nostra popolazione sta aumentando un po' troppo. Tra 5 mesi questi stati faranno parte dell'America. Ok, anche quest'altro stato comincerà a far parte dell'America. Non so, mi sì. No, loro sono loyal. Però tecnicamente potrei. Sai cosa? Abbassiamo l'istituzione della legge e poi la rialziamo. Cioè, loro. Noi facciamo finta che abbassiamo tipo le maniere forti e poi le rimettiamo. L'importante è che loro diventino felici e ci danno i bonus. Ok, abbiamo pagato il nostro debito, quindi possiamo smetterla di uccidere il popolo con le tasse. O almeno è quello che gli voglio far credere. Ah, ok, qui
Stiamo costruendo le nostre mine di carbone. Vediamo se i tools ci bastano. Ok, ci bastano per il momento. Però ci serve un sacco di acciaio. Quindi il prossimo sarà l'acciaio. Qui manca un po' di personale, però va bene così. Almeno abbiamo uno stato a completo regime, quindi hanno tutti occupati in questo stato qui. Sì. Poi in futuro dobbiamo mettere anche dobbiamo modificare i nostri urban center, solo che ci serve tantissimo vetro e acciaio, che in questo momento non abbiamo, quindi prima dobbiamo aumentare l'industria dell'acciaio, anche perché ci serve anche per un semplice motivo. Ora noi non abbiamo abbastanza esplosivo e abbastanza vetro, ma tecnicamente appena finiamo di costruire questi qui avremo abbastanza, come dire, abbastanza esplosivo. Anche se c'è questa fabbrica qui, se vediamo, siamo in deficit enorme di esplosivo. Certo. Ora possiamo smettere anche di importare perché la nostra guerra era finita. Quindi forse abbiamo abbastanza convogli per importare esplosivo. Sì, importiamo un po' di esplosivo per ora. Ok. La nostra percentuale aumenta. I francesi ci vogliono portare in una guerra con qualche nativo. Maledetti francesi. Ok, qui abbiamo... Questo, sì, aiutiamo il nostro popolo a scoprire questa invenzione che ci aumenta l'output delle costruzioni. Noi in questo momento il nostro investment pool è ancora bassino, dobbiamo cercare di aumentare il più possibile la quantità di capitalisti nel paese e anche di fabbriche, così possiamo costruire sempre di più. Non abbiamo mancanza di sé, forse di vestiti ci mancano, neanche troppo, però ci manca un po' di cotone. Ok, andiamo a scoprire la nostra dinamite, che ci aumenta anche le chance di scoprire nuove risorse per il paese, perché ci sono alcune risorse che non sono scoperte a inizio partita e c'hanno questo simbolino qui, che in base alle ricerche che avete una chance in più di scoprirle. Va bene, abbiamo i rural folk leali, quindi ci hanno anche più infrastrutture ora. No, più prestigio, dobbiamo salire di potenza, di rank, che ora siamo quinti per ora. E dalla scalata, guardate intanto il gettito fiscale come è aumentato in maniera esponenziale. Il Brasile, vabbè, sono tutti verdi, raga. Il Brasile ci ha mandato un accordo commerciale, cosa buona e giusta, oserei dire. Questa possiamo aumentarla a livello 10. Ok, abbiamo il multiculturalismo ora. Quindi ora che abbiamo il multiculturalismo e che i nostri industriali sono felici, più o meno, possiamo abolire il lavoro minorile. Ok, diventerebbero scontenti in questo caso. Però... ho trovato. Mettiamo la legge per... Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Qui abbiamo tutto. Qui no, non vorrebbero in troppi. Total separation. Ok, qui ci sono i burocrats. Sì. Ok, niente. Dobbiamo emanare prima la legge sui poveri e poi possiamo abolire. In realtà potremmo farlo piano piano. Perché tanto sono le... Sì. Intanto facciamo questo, poi facciamo la prossima legge, così possiamo aumentare le nostre istituzioni per quanto riguarda l'educazione. Molto bene.
I nostri standard di vita stanno aumentando. Ci serve un bel po' di steel mills in questo caso. Ora cominciamo a usare i nostri soldi perché stiamo costruendo centri governativi quanto riguarda la nostra amministrazione. L'università in California dovrebbe finire a breve, anche se hanno già trovato i lavoratori, cosa buona e giusta. No! Le nostre miniere a cielo aperto sono diminuite. No, sono scomparse. Tristezza. hanno rubato tutto l'oro che potevano rubare, mio signore. Il Nevada c'ha un sacco di depositi d'oro. Il problema è che non c'è popolazione. Come possiamo incentivare le persone ad andare in Nevada? Beh, dandogli magari delle infrastrutture, mettendogli, aumentando, diciamo, il tenore di vita delle persone che vivono lì. Quali sono i bisogni delle persone che vivono in Nevada? Sopravvivere, credo. Non essere mangiati dagli orsi. Ok, ci manca sempre più cibo. Visto che ci manca cibo e stiamo anche potenziando la nostra chemical plants per quanto riguarda il fertilizzante, possiamo cominciare a usare le nostre grandi pianure che ci danno output al cibo, e anche non di poco. Quindi mi sa che la prossima industria che faremo sarà quella lì del mais in North Dakota e in Nebraska. Nebraska. Vediamo se c'è un'istituzione interessante. Forse quella lì. Sì. E anche della legge. Mettiamo la legge. Poi prima o poi metteremo anche la nostra sanità. Ma non è priorità nostra in questo momento. No, aumentiamo il tempo. Non vorrei che i nostri capitalisti diventassero sempre più scontenti. Ma chi sono i Bambara, people che stanno migrando in California? Ma chi è sta gente? Persone umide e ambigue, secondo me, Shof. Io non mi fiderei dei Bambara. Anche guarda qui come aumenta, 300 dollari. Vedi? Questi saranno i nuovi Mitch Buchanan. Ma questo è tutta colpa... No, tutto merito, visto che abbiamo bisogno di pop. Non è che abbiamo tutti sti peasants, ne abbiamo soltanto un milione. Intanto abbiamo toccato l'1% sì. Netto di crescita, che è ottimo. Ok, possiamo anche mettere la nostra statua della libertà, che darà un bonus enorme a noi, perché aumenterà tipo l'attrazione dei migranti verso il nostro paese. Il mio viaggio a New York. Esatto, il viaggio a New York, dove lavorano tutti a New York. Piccoli illusi pensano di trovare una vita migliore. Beh, è meglio lavorare nelle fabbriche, dai. Ok, ora. Dipende dai punti di vista. Io non credo che lavorare in una fabbrica nel 1856 insomma sarebbe stato o meglio che nei campi, cioè. Ma oddio, non lo so, Allora, noi ci manca un sacco di vetro. Ora, visto che stiamo, non so se abbiamo abbastanza. No, non abbiamo abbastanza treni qui. Allora, qui ci sono abbastanza pop per quanto riguarda. E questa qui diventerà un'enorme città di vetro. Non mi ricordo mai il nome. Columbia. Ok, in Columbia d'Ohio. Vedi? Beh, a proposito della qualità del lavoro nelle fabbriche. Era meglio nei campi, mio signore. Django era più felice nei campi. Mamma mia, ma che sfiga. Mi sa che dobbiamo cancellare questa legge per ora. Non ci conviene proseguire con questa legge qui. Però vediamo che abbiamo un sacco di gruppi che... i trade union rompono sempre le scatole. Non è colpa mia. Ah, hanno perso anche potere politico a discapito degli industriali. E vabbè, ne ce ne faremo un'altra. Manca un sacco di esplosivo che dovrebbe arrivare a breve. E anche di vetro.
Ora noi abbiamo aumentato, cioè visto che ho fatto l'acciaio e in generale le fabbriche di acciaio, ho aumentato il nostro metodo di costruzione che ci impiega più acciaio esplosivo e più vetro. Ora in questo momento siamo in deficit di vetro che cercheremo di ripianare subito, anche perché dovremo avere abbastanza lì da parte in queste regioni qui. Allora, non se non mi ricordo male, questa regione qui questa aveva abbastanza porto, molto bene. E anche infrastrutture, quindi possiamo aumentare anche qui a livello 10 la nostra miniera. Piombo, mio signore, il piombo! Serve più piombo, ma noi ne abbiamo in quantità E qui a breve sta industriale. per finire anche il carbone. Quello che sono finiti sono i tools. E anche Useranno le mani e le l'acciaio. unghie. No, prima l'acciaio. Andiamo a livello 15 l'acciaio. Poi. Quante infrastrutture ci sono qua a proposito? Mi sa che non possiamo mandarlo a livello 15 subito. Due di infrastrutture. Poi qui, anche qui, tre di infrastrutture. Poi manderemo a livello 40 i nostri tools. Oh, abbiamo scoperto anche la dinamite. Così i nostri minatori la smetteranno di morire nelle miniere. Moriranno mentre detoneranno la dinamite. Cioè, cambia il luogo, ma non è che migliora la loro condizione, ecco. E vabbè, ma questo non bisogna dirlo. Abbiamo anche aumentato abbiamo anche il nuovo metodo di produrre esplosivi, cosa che ci servirà visto che tecnicamente ora conviene cambiare il metodo di produzione quasi a tutte le miniere, così almeno abbiamo molto più carbone e più ferro, visto che ci servirà poi specialmente l'oro. Quindi l'oro. Oh. Queste qui erano. Allora, cerchiamo di vedere, visto che abbiamo preso nuove regioni dai nostri amici messicani, e cerchiamo di migliorare tutti i modi di produzione che avevano antiqua. Ok, possiamo mettere l'elettricità che non abbiamo, nella nostra industria del legname, non ora. Il pesce, ok. Qui dovrebbe essere. No, c'è la carta. Ok, qui mancano ancora dei livelli. E qui tecnicamente ci dovrebbe servire. No, abbiamo bisogno di clippers. Possiamo aumentare. No, però non abbiamo un engine, quindi dobbiamo aspettare. Anche perché ci manca anche un sacco di acciaio, cosa che aumenteremo ora in questo momento. Fantastico, Louisiana. C'è una carestia. Dobbiamo aiutarli se non moriranno di fame. Mangeranno l'acciaio, cosa? No, no, non c'è neanche quello, quindi non mangiano, si mangeranno tra di loro, mangeranno gli esplosivi, ecco. Vabbè, quella è una cosa buona e giusta. Oserei dire. Ora qui la nostra industria di vetro sta aumentando. Un bel po'. Ci serve anche un sacco di porcellana. Vabbè, in questo paese manca tutto, che sembra una cosa negativa, ma in realtà è positiva, che significa che dobbiamo espandere la nostra industria e non di poco. Come vediamo, i nostri investment pool sono aumentati veramente di tanto, perché prima erano 40.000, ora sono 93. Cioè, più la nostra industria diventa grande e più slot di costruzione possiamo mettere in campo. In questo momento ci manca piombo. Però tecnicamente dovrebbe. Ok. Dovremmo arrivare a questo livello qui. Allora, di vetro noi ne abbiamo ancora bisogno. Perché dobbiamo. Cambiare anche metodi di produzione per quanto riguarda gli urban center. Ok, l'elettricità non ce l'abbiamo ancora.
prossimo l'acciaio, poi mi sa che ci servirà ancora di più di questa risorsa. Sì, ci servirà ancora di più, quindi dobbiamo andare a livello 15 la zona. Che ci serve anche per le nostre industrie. Allora, vendiamo. Ok, di vestiti ce n'avano anche già troppi i nostri amici qua. Ci serve sempre più acciaio. Poi ci servivano i tools, che dovremmo fare dopo l'acciaio. Poi mettiamo subito anche in programma la costruzione di nuove ferrovie per quanto riguarda le grandi pianure. Così possiamo aumentare la nostra produzione di cibo per i nostri americani, perché sennò muoiono di fame, poverini. E ora abbiamo già il risultato di costruzione. Ora, come vediamo, in Africa in questo momento ci sono solo i francesi, i portoghesi e anche gli inglesi qua sopra. Poi arriveranno quasi tutti. Ok, possiamo andare avanti con l'istituzione. Qui intanto le nostre miniere dovrebbero aumentare il nostro output. Ok, il nostro output di vetro dovrebbe diminuire a breve, dovremmo avere abbastanza vetro. Ma sì, abbiamo più lealisti qua. Yes. Questi movimenti qui stanno rompendo un po' le scatole, perché ci stanno aumentando i radicali. Però abbiamo anche un sacco di pop loyal che stanno aumentando, e non di poco. Ora, qui tecnicamente ci sono ancora pochi americani, ma dovrebbero aumentare appena aumentiamo i standard di vita. Questi stanno diventando più radicali, infatti mi sa che manderemo la polizia. Allora, non si proprio dovrebbero avere solo problema di cibo in questo momento, di vestiti, di caffè e di groceries. Vabbè, poi porcellana, tè, un po' di tutto hanno bisogno, però in quei beni lì spendono poco, quello che spendono tanto è nel cibo, quindi dobbiamo cercare di aumentare la nostra produzione di cibo che abbiamo già messo in coda. Qui stiamo aumentando anche il nostro acciaio. Tan 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 tan. Qui ci servono più infrastrutture. Oh, finalmente possiamo andare nell'urban e modificare i nostri urban center, che faranno diventare i nostri laborers in clerk. In poche parole, ci saranno 33.000 americani che diventeranno persone più ricche e più felici. Molto bene. E aumenteranno. Ok, i nostri standard di vita stanno. Ok, i radicali stanno diminuendo e si stanno alzando. Boh, cose strane accadono qui. Però in questo momento abbiamo più loyalist. Quindi qui, che siamo in pari anche con acciaio, bene o male stiamo pareggiando un po' tutto, a parte i tools che ci servono in una maniera ok, abbiamo abbastanza legname, cibo non ne abbiamo, non hanno bisogno di cibo in questo momento, però abbiamo bisogno di carne e di fabbrica. Penso che questa sarà la nostra provincia di allevamento, il Vermont. Ma sì.
Apriamo dei pascoli anche nel Vermont. Ci sono i Maori che stanno immigrando in California. Cioè la California è passata tipo da 300.000 abitanti circa ad essere quasi a 600.000. Abbiamo già finito il carbone. Serve sempre più carbone, mio signore. Sempre, sempre più carbone. Qui dobbiamo aumentare le nostre infrastrutture per quanto riguarda l'industria del carbone. Oppure possiamo vedere quanti peasants abbiamo. Ne abbiamo pochissimi. Però c'è il nostro caro vecchio KFC. Che può produrre carbone, quindi possiamo aumentare le infrastrutture nel Kentucky e cominciare a espandere le nostre miniere di carbone. Tecnicamente quanto è che siamo in deficit? Possiamo aumentare... Sì, ora dovrebbero essere a posto questi qua. Mettiamo il nostro livello di produzione. Tecnicamente... ok. Hanno sempre... capito che stanno diventando sempre più ricchi, però hanno bisogno di troppi dolci questi qui. Afroamericani che emigrano nel Michigan, no? E non poco. L'immigrazione qui è finita, non ancora. Abbiamo i Steam Donkey e tra... tecnicamente... i nostri amici qua vogliono costruire un'università nel Maine. Perché no? Così diventano più intelligenti. Ci serve la tecnologia del fertilizzante. Poi invece che è successo? Vabbè, le miniere che scompaiono. Però qui abbiamo abbastanza abitanti per costruire le nostre miniere d'oro. Infatti abbiamo una coda lunghissima di costruzione, quindi a breve, visto che ci stanno mettendo anche gli investment pool, appena le nostre fabbriche continueranno a fare profitto, dovremo cominciare ad espandere la nostra industria di costruzioni, perché in questo momento abbiamo soltanto un livello 17 in Ohio, Pennsylvania, New York e in Virginia, l'altro stato che non riesco mai a pronunciare. Dove sta il nostro amico Boston George? Allora, qui l'industria di treni sta crescendo come un po' tutta l'industria. Ok, abbiamo abbastanza tools. Siamo anche, diciamo, abbiamo anche un surplus abbastanza enorme di tools. Che non durerà per tanto tempo, perché dopo le ferrovie e anche le miniere avremo un sacco di farms che dobbiamo costruire. Le farms hanno bisogno di tanti tools. Infatti mi sa che non ci basteranno. Perché qui non abbiamo tanti pop, quindi dobbiamo per forza diminuire la, cioè dobbiamo per forza diminuire la quantità di lavoratori richiesti per i livelli delle farms. Quindi dobbiamo per forza mettere gli harvesting stool in queste zone qui, perché sono poco popolate. Allora, abbiamo più autorità. Per PIL stiamo per superare il British Raj a breve. E poi ci saranno gli inglesi, i francesi e i Qing.
Che non... Ah, in Colorado hanno scoperto dell'oro. Buona sapersi, più soldi per lo Stato. È un peccato, veramente un peccato. Ok. Ora, quello che possiamo fare è levare i rural folk, prendere i trade union. Ah, i rural folk fanno parte... Questo non l'ho notato. Ci sono anche i contadini nel partito socialista, Loris. Vabbè, i nostri industriali si incavoleranno, ma che vogliono, cioè gli abbiamo messo tutte le leggi che volevano prima, quindi... Così i nostri ragazzi possono andare a scuola e... Come dire, possono avere lavori migliori in questo momento, invece che andare nelle farms, come Nebraska. Ok. Un'altra cosa che non abbiamo spiegato, se voi costruite come dire, miniere in zone poco popolate, tipo come Nevada o in generale come Nebraska e tipo North Dakota, ma che hanno un enorme profitto, ci sarà una migrazione interna al mercato, perché ci sono vari tipi di migrazione. Come vedete qui sul pannello della provincia vediamo che la popolazione sta aumentando non solo per la crescita del pop, ma anche di migrazione interna, cioè di americani che sono peasants o disoccupati che vanno a cercare lavoro in Nebraska oppure in altre parti dell'America di solito. Certo. Questo aiuta specialmente quando avete tanti, 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 tanti disoccupati nelle altre province. Questo problema, in questo momento il nostro problema non è di disoccupati, ma di gente che può lavorare. No, John Calvin muore. Nessuno vuole dare un... Vadano via i democratici. Nessuno li vuole. Ok, New York abbiamo un sacco di peasants e ci serve il legname. Quindi New York è perfetta. Però a New York aumentiamo anche i nostri slot di costruzione di 5. Gli ok, non gli manca infrastruttura, quindi New York dovrà massimizzare la produzione di legname. Qui ci serve anche tantissimo carbone. Il nostro Kentucky qui deve produrre più carbone possibile. Dobbiamo aumentare anche... Kid. Esatto, dobbiamo aumentare anche la nostra produzione di esplosivi. Ok, quindi qui le nostre farms sono finite. Vediamo un secondo, overview. C'è gente che viene e non viene, però tecnicamente questa cosa in futuro dovrà aumentare la quantità di farms, di gente che lavora nelle farms. Ok. Tecnicamente anche la California è un buon una buona provincia per la produzione di cibo, perché c'è tipo il bonus del Central Valley, però la California ci servirà in futuro più che per il cibo, per le risorse naturali che ha. Rising Consent. E qual è il problema? Il clero vuole essere felice?
Mannaggia il cloro. Qual è il problema qui? Vabbè, questi sono già abbastanza felici, quindi possiamo diminuire la loro felicità e alzare quella degli altri. Abbiamo scoperto la gomma in Congo. Ok. Colonialismo americano, mio signore. Anche se non ci serve a niente, perché non abbiamo la tecnologia per usarla, però... Vabbè, buona sapersi, sappiamo dove abbiamo la gomma. Quindi, Abbiamo anche il Sud America dove c'è la gomma, in teoria. Sì. Brasile è ricco di gomma. Io direi che per oggi... Ok, mettiamo in pausa in questo momento dove la nostra polizia sta picchiando il popolo. Dispensando ordine e disciplina, dai, esatto. Non diciamo... A parte, poi palesemente quella non è la nostra polizia, cioè, guardali, nel senso... Vabbè, ma forse la nostra polizia è in Congo, non lo sappiamo. Non lo sappiamo, lo scopriremo insieme nel prossimo episodio. Mi raccomando, se vi piace Victoria 3 e volete vedere degli Stati Uniti che diventeranno Uber, tempestate di commenti per triggerare l'algoritmo di YouTube e sostenere così Clan Legitalica, e tanti like per il nostro amato Shogun. Un saluto a tutti, ciao belli, al prossimo video. Ciao.